Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Allora, oggi sono qui per farvi un aggiornamento sulla stufa perché mi sembra doveroso, perché comunque l'abbiamo spacchettata insieme tutto e quindi vi voglio dire i pro e i contro della stufa. E adesso iniziamo. Allora ragazzi, una domanda super gettonata che mi avete fatto è stata, anche su Instagram è stata: ma i piedi si riscaldano? No ragazzi, allora questa parte inferiore, come vedete noi ci abbiamo messo proprio la legna sotto, perché questa parte, i quattro piedi, non si riscaldano. L'unica cosa che si riscalda appunto sono i lati, perché fuori esce il calore dai lati. Quindi no, la parte inferiore non si riscalda e quindi non si modella, diciamo, non, perché molti di voi avevano questa paura che si potesse modellare e quindi rovinare. No, quelli assolutamente non si riscaldano. Un'altra domanda che mi avete fatto anche su Instagram è stata: ma il forno come funziona? Ragazzi, allora, il forno, che è poi questo qua, scusate ma l'ha si è sporcato un pochino. Allora ragazzi, il forno funziona benissimo, cuoce veramente in pochi secondi. Ad esempio ieri abbiamo fatto la torta salata veramente l'ha cotta in un attimo. Io ad esempio nel forno normale ci devo mettere almeno 50 minuti, qua ci ha messo pochissimo. E poi la qualità del cibo, non so, stesse ricette, stesso tutto, stesse marche, è proprio diversa, cioè proprio, non lo so, il sapore del cibo fatto in questo forno è totalmente diverso dal cibo fatto di là e totalmente superiore. Davvero ragazzi, non so perché, ma è così. Un'altra cosa ragazzi positiva è che si pulisce veramente in un attimo, guardate. Perché praticamente ha la possibilità di aprire questa botolina, vedete lì, e quindi si pulisce veramente in un attimo. Tipo, c'ha queste bocchettine qua, guardate queste due bocchettine, che appunto danno la possibilità di aprire il cerchio lì e di muovere, vedete? E così ve lo fa vedere meglio. Cioè, e si pulisce veramente in un secondo. Un'altra cosa che abbiamo riscontrato positiva è che, non essendoci la classica ordina, per intenderci questa qui, la manutenzione è pari a zero, perché appunto non c'è bisogno di manutenzione. In più, un'altra cosa positiva è che non esce il fumo. Ad esempio a noi dall'altra stufa ci usciva un sacco di fumo, e invece grazie a, essendo ermetica, quindi non c'è appunto il cordoncino, cioè non esce nemmeno un po' di fumo. Ragazzi, anche per questo video è tutto, io spero di esservi stata utile anche oggi e niente, io vado a accendere la mia stufa con il metodo senza fumo, che vi lascio qua sopra, vi ho fatto un video, se ve lo siete persi andate a vederlo. E niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video e ciao!